Ah, ma quindi abbiamo il momento più atteso Abbiamo the della moment. Repubblica Ceca? Abbiamo il main event, ragazzi. Chiamate i parenti. Mi Allora, raccomando. in chat intanto chiamano Loggo Loggo, Shotto Shotto Godo, manca un Godo, lo scrivo io. Chissà, chissà. Allora, fino ad ora nessun match ha chiamato Gosot. il The Dream vero. Niente, Vediamo se ci ho succederà provato. qualcosa adesso in main event. The Dream sarebbe vedere Bert che non si uccide. Sarebbe già abbastanza per quanto mi riguarda, però vediamo un Bert, attimo. sfrutta Bert, queste su cosa ti critiche come invito? energia. Comunque adesso vado un attimo a prendere un po' di alcol per digerire questo match. No, vado a prendere qualcosa da mangiare, arrivo subito. Bertuzzo? Mi Vabbè, scrivi proviamo. su quale account ti devo invitare? Facciamo la classifica nel frattempo. Ci sarebbe Provato a gatto invitare un da riordinare. Debert 1, vediamo un po' se è lui. Vado Proviamoli tutti, in quindi tu casa. Debert 1, invece qual era l'altro? Debert 1 L'altro era PS4. tipo PS4, trattino PS4 Ma sempre forse. Debert? Sì, credo di sì. Vediamo. No, mi sa No, che è solo forse è Debert trattino 1 basso. PS4. Ah, può essere. Sto sparando, non mi ricordo. Sì, Anche io. era Debert 1 PS4. Mi ha invitati entrambi, quindi. E poi Scopre che invitiamo si era il fatto uno caro smurf in terzo account. Ostrak. Ragazzi, questo è il meccione, The Mechon. Ah, ok. Debert 1. Ariel, Debert 1 su PC, va bene, l'ha invitato il dottorone, quindi. ma Ha sono in invitato Ostrak. webcam? Sei in webcam. Ok, allora sappiate che non sono pagato da Kinder. Mangerò un Kinder Delice. Però devi mettere il Kinder Delice su schermo per dire che non sei pagato. Esatto. Al Devi vorrei chiedere a contrario, Marsh devi fare se il la. disclaimerone. Vorrei chiedere anche a Marsh se l'acqua Fonte Viva Cerreto di Spoleto va bene o se deve rompere i coglioni pure su questa. Forse un nome un pochino lungo, però secondo me l'acqua va bene lo stesso, dai. Vabbè, dottorone, impone magnificenza, pure Fonte Viva Cerreto di Spoleto. Dottoressa Gastani Frinzi. Esatto. Sta dicendo Bert in chat, È arrivato vediamo. uno Ci strack. sono, ha detto. Ecco, riproviamo a invitare entrambi. Sì, cos'è Bert de Bert 1. E basta così, no? De Bert 1, sì. Ok, Debertuno e l'altro è No, 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 Bertuno. dovrebbe essere su PC, così mi ha detto in chat Marsh. No, aspetta, no, no, non volevo, non volevo. Eccolo qua. Bene. Diamo inizio alla discesa. Perfetto. Cosa ci Allora. aspettiamo da questo match? Qua io voglio le scommesse, cazzo. Ora le metto, ora la metto su. Ostrak. Sì, Marsh, piglia Allora, lo gioco. io non per, diciamo, andare Ah, aspetta, contro. fermatevi, fermatevi, non accettate, non accettate, non accettate. Già hanno fatto. No, non hanno No, fatto. no. No, non Incredibile, non accettate, aiuto. accettate. Fermi, fermi, fermi. Devo mettere le impostazioni. FT5. Good Ok. guy, Ostrak. Niente, Berta comunque Ce l'ho non fatta. aspetta un cazzo, eh. Cioè, è andato Uno stanza e ha potrebbe, fatto una malelingua 10 secondi potrebbe più. dire che non vede l'ora di perdere, però nessuno lo direbbe. Esatto, no, vabbè, non E vede l'ora potete di ciuccia partire, palla. ragazzi. Vai, Intanto preparo il poll. Raga, Aku si è ricordato di cambiare l'FT, assurdo. Avete Questo visto? Ce l'ho fatta, è ragazzi. il vero The Dream di oggi, cioè. Oh, sentiamo. Forza, la voglio sentire. Fight on! Oh, mi ha mandato un fight on. Va bene. Accetto anche il fight on. Free! Eccolo. Vabbè, vediamo un po' che succede. Abbiamo Ostra che comunque, raga, ritende scherzare, è probabilmente il giocatore italiano che fa più tornei Fuori. nell'arco dell'anno. Sì, ma non solo fuori. Comunque lui partecipa a tutti i cazzi di tornei che stanno lì nei tragi. L'ho visto di recente in un altro torneo. Super Ma si attivo. fa Purtroppo dell'esperienza era un po' più per giù. No, no, fare il però. culo a tutti al prossimo Colosseum, se verrà. Sì, perché raga, cioè, ridendo e scherzando, comunque, andare ai Poi tornei, Birdie stare in buffato. streaming, cioè, Si ci vuole parte, la ragazzi. fine. Bert, stai zitto, pensa a giocare. Concentrati. Ok. Scivolone sulla banana. Tutti e due belli colorati, devo dire. Eh sì.
Ci sta, ci sta per Allegri. Contrastare la grigiezza del interessante overhead da metà schermo. Ok, abbiamo la pressione. Ah, c'avevamo quasi voglia di finire la... Era un che voleva colpire una persona dall'altra parte dello schermo. E della pazienza da parte di Ostrak. Iniziamo con le command saltellate. E c'è il Dolphin. E un altro. Ancora! quasi no! Disrespect. Ci prova ora a chiuderla. No, vabbè. Quella conferma la banana. No, peggio altro che banana. Lanna. E vabbè. Qualcuno fa coaching a gente newbie. So che la partita di scorso gruppo, poi non so come era andata a finire. Non so. Non so se c'è gente che fa un bel antier. Non bravissimo. Ci sta. Ecco, qua c'è la trademark Bertone. Ora dovrebbe essere punibile in teoria, a meno 7. Ah, brava, oh, madonna Bert. Allucinante. Eccola! Di nuovo. Però un buon LK, devo dire. Lì ci stava. Non possiamo proprio dire. Effettivamente, no. Vediamo l'Ostrak che mi ha fatto notare... Il più grande streamer italiano che track sta usando il Trigger 1 contro ogni ma mi pare di capire che lui comunque lo giochi spesso il Trigger 1, cioè comunque ha ragione, nel senso che non è che il 2 adesso okay. È l'unico c'è giocabile, c'è la conferma, però è fattibile. Molto più forte al momento lui, il 2 sarà anche per un fatto di abitudine comunque. Esatto. Calcetti tutto. Bert pareggia Bert conti. Che sembrerebbe essersi svegliato. Magari la movement speed dell'uno contro Rashid la trova molto più utile. Forse gli piace di più l'armor, sì. Mi skill in tu presa, lo mettere nell'angolo. C'è ancora un tier, prontissima. Jump back le K. Ok, no, non riesce a confermare lì, perché non ci sono tutte le hit della Fireball. Bello, bellissimo questo. Punish. Punish, sì. Trade un po' interessante. La Storm is coming. Wow, bravo, Bert a baitare. Però Alla. Il Bullhorn c'è sempre. Mamma, quanto danno. Bert ha tanto meter, però potrebbe chiudere facilmente. Vediamo, no, troppo lontano per fare nulla. C'è il Bullhorn. Bullhorn. No, io sono contento perché se l'è preso Bert. Personaggio bilanciato. Pochi voti, ragazzi, voglio vedere qualche altro voto. E votate bus. Che volevo dai, dire? Io prima? Personalmente me la sentirei più di votarla sull'Ostrak. Però in fondo al cuore spero in Bert con suo comeback. Porti la vittoria. Bert se dai un attimo svegliato. Per non fare, perché adesso sta ancora in autopilot. Anche quando gli entrano, probabilmente lag, immagino. Però sì, vedo che fanno un po' di sgebba. Sì, no, perché con Ostrak, comunque, stando in Spagna, la connessione Italia-Spagna, indipendentemente da che cazzo di modem c'hai, è sempre stata brutta. Io non ho mai giocato bene con uno spagnolo. E quindi, attenzione, sweep interessante, ma non era un punish, quindi ha rischiato comunque molto qua. Bert. Oh, lì pensava che fosse cross, invece è rimasto davanti. Diciamo che okay. Bert comunque anche complice il lag. Ok, no, scusa. Passa da dietro, bravo. C'è lo stun. Bello. Back Sander stavolta. Stavo per dire che non conferma, sta andando un po' autopilot, ma in realtà adesso sembrerebbe aver fatto dei bei confermi, un side switch, insomma. Forse gli serviva un match per riscaldarsi. Pure magari voleva illudere, comunque si fa nei set lunghi di sfruttare un round per dare dati. C'è la conferma della Fireball, bravo. Sì. Il giaggolino anti-air. C'è. Bravo. Oh, interrompe stavolta con un bel crash counter. Peccato, niente, liscia la purga perché è stupido, però fino adesso stava giocando fin troppo bene per i suoi gusti. Vabbè, niente, anche lì. Deve essere insultato di nuovo. Cioè io non posso fare un complimento a Bert che mi deve smentire in due secondi. Ok, stavolta punisce. Fai quest'altro punto nell'angolo, bravo. Garantiera ecco. Ancora. In realtà era una bella idea qua al CHP perché ha doppio hit, ma non l'ha studiata. E quindi non sa che non è abbastanza. Non lo sapevo neanche. Non arriva con la gambetta. È un po' un match di tutti. È un po' un game di tutti questo, vediamo un po'. Ah, beh, qui è Ostrak. Con una certa consistenza, devo dire. La command ha un range dove tu ti aspetti che te la faccia pizzare. Questo è il punish, prontissimo. Fammela rivedere la moviola. Mi sembra fosse punish proprio, sai. Prontissimo questo punish. Interessante. Ok, cioè in realtà la scelta di Bertone non è sbagliatissima. Sì, doveva uscire dall'angolo. Si aspettava sì. Magari qualche bottone.
in realtà Ostrak è stato molto pronto, complimenti a Ostrak, bravo. E il pollo vince Ostrak 2-1. Niente, stringhe automatiche, sempre CLK, CHP, ecco di nuovo CLK, CHP, perché è un cazzo di bot, come tutti i Rashid sono tutti bot, di nuovo lo sta per fare una terza volta. Hai finito, vuoi cambiare stringa, mannaggia a Cristo. Sì, eccola, pronta. Ah, oh, abbiamo fatta. Tiene nell'angolo, ok, crash counter. Bravissimo Ostrak qua con il Bullhorn per interrompere la pressione con le palle. Oh, bella punish della lattina stavolta. Bravo qua Bert, ottimo. Bravissimo. Lo rimette nell'angolo, no, sì. Pre tutta la combo. No, no, drop! Che Marvel. Ma che cos'è? No, no, bruttissima di reverso, la cosa peggiore che potessi fare. Si è buttato nell'angolo. Vabbè, niente, mi aspettavo un command grab, ma è riuscito a salvarsi in quella situazione. Bert! Pareggia i conti. Pareggia i conti, Bert, bravo. Alterna momenti di estrema lucidità e punizione a momenti in cui il cervello inizia a urlare PNN. Quindi va bene così. Se vediamo se Bert ha imparato qualche altra stringa che non sia CLK, CHP. Forse, non lo so. Il match si fa interessante. In chat parlano della best ship della FGC italiana. Che io direi che io sono un po' Sandro Zundere. Esatto, io sono un po' Zundere, quindi not that I care, baka. Non è che ti vorrei fare una punish o qualcosa del genere. Stupido baka. Eccolo là. Ok, overhead un po' interessante. Oh, oh, non c'è il punish dell'overhead da 8 perché sono un cretino. Va bene. E para il cross up, stavolta non era un finto cross up. Sì, mega mega zundere, ragazzi, per prima a dirlo. Un bel anti-air anche da parte di... Okay, ok, ottimo, bravo. Bravo, la porta nell'angolo. Pressure. E cos'è sta cosa? Che cos'è? Entra e esce. Continua. Quantomeno è rimasto fuori dall'angolo. Ecco, pure quest'altra cosa che non lo capisco. Però è forse ha letto un CHP, ci sta, perché comunque sono tasti che Bert ha fatto spesso. Ci qui sta. Non va di non chiudere la combo, ma con la fireball forse fa un po' di pressure. E comunque diciamo che anche... Lascia grab. Solo adesso Bert sta punendo i Whiffed Bullhorn con consistenza, prima l'ha lisciati tanto. Attenzione, ho visto un freeze incredibile. Esce dall'angolo, combo fa bene Bert, dash. Eccolo qua. Bert, il momento dalla sua parte. Esattamente, Marsha, quello sono io. Abbiamo tre round in fila da parte di Bert, quindi momento. Ok, forse è svegliato. Ok, c'è una purga, bravissimo Bert. Ok, c'è. Ottimo qua, Ostrak. Ostrak, anche. Grandissimo, Bullhorn. Bravo a punire lo squip, finalmente. Ah, lì Shanti Air perché era corto, il maledetto salto corto di Bert. E uno. E il Dolphin Dive. E siamo ecco a quota 3 Dolphin Dive. Due command. Vicino allo stun, esce, riesce anche a punire la mia. Vabbè, questa è una mezza telefonata, quindi ok, va bene. Che adesso c'è tutto il meter, basta poco. Non fare la skill, per l'amor di Dio, non farla. Niente, demo. Bullhorn ancora una volta, che tanto avrebbe cancellato in trigger ed era meno 5 Bert, non so se sarà la punizione in quel caso, se l'è studiata. Ok, yeah, bravo, cioè, punish. Congresso bene. Nazionale. Bravo Bert. Bravo Bert, qua pressione, ce lo sta subito. Ostrak ha schiacciato un po' troppo. Wow! Meno 5, lo sa? Bella purga di merda. E niente, è morto Bert. vediamo cosa succede. Un command grab, due command. Una giallata. E 4, è morto. 3! Ce lo stun? Un quasi, un tocco. Para l'overhead. Ah! Ma te si stanno aggroppando. Forse quel trigger. Che cazzo c'è? Tu. Canno le combo, che dio. Ostrak 2-1. E The Dream che si sente svanire. No, no, è ancora molto tempo. Dopo un bel round, tra l'altro. Un bel round. Infatti, Bert alla fine si è fatto chiudere. Sì, sì, semplicemente. Una certa si è addormentata. Ha deciso di punire un meno 5 con CLK, letale. Ok, no. Out of range con la catena. Avvicina Baldan sotto. Nico Spike un po' coraggioso. Strano, non lo fa mai. Un po' di contegno, se le mie urla.
Sì, esatto. Ma perché mi fanno ste robe? Attenzione, raga, tranquilli, tranquilli. Io so che ha detto finirà 5-1 per Ostrica, ok. Ok, meno male. Facciamo grazie. I complimenti a Bert per la sua vittoria. Vabbè, questo. Madonna, che. Ostrac, perché lo fai? E poi ci entra. Perché funziona? Le mie urla erano perché quando mi fanno sti scramble così non riesco a trattenerli. Ecco, poi vabbè, se questa è la purga, c'ha ragione Ostrac, come non detto. Cioè, ho fatto un errore, Ostrac lì. Ha insistito troppo col bull. Ecco, Yusuke ci grazie con un dream. Grazie. Nonostante tutto. I'm sorry, friend. Di nuovo, uguale. È successo almeno, penso, 3 volte questa cosa qui. Stesso knockdown, stessa aggressione e ha sempre vinto con l'Ornex. Mamma mia, con la lattina da dietro che lo copre. Ok, bravo qua a correggere. Trader. Madonna. Ci vuole un po' di interazione che non interagisce. Bell avanti dietro con l'aiuto del tornadigno. Madonna quanto gli ha levato. Camisea del danno. No, ancora la command grab. Vediamo se. Yeah. Bravo. Un pixel. C'è. Low forward. 8 over di quella condizione. Il limit l'ha condizionato bene. Quindi ha fatto giù. Cioè. Ok, forte. Per cosa per il The Dream, Marsh? Si è spaventato Sonic. Diciamo che qua Bert deve capire che questo gioco è più. Vabbè. È più forte giocare da vicino. Giocare lontano non funziona. Camminare indietro non funziona per Rashid. È più forte Bert a quella distanza. Gli dà il tempo di fare trigger, fare lattine, fare catene, fare tutto. Bert, ti dovresti essere opprimente con Bert. Anche perché il problema è che questi Bullhorn EX stanno magari rischiando di far perdere un po' di confidenza. Eh sì, ma devi trovarci una soluzione. Fai più prese, fai doppio jab, fai jab presa. Lasciati passare di farlo. Che se no non continuerà a fare perno. Cioè, Ostrac non ha alcun motivo di smettere di fare il bullhorn. Ce lo stan. Chiude. No! Un drop potenzialmente mortale. No, come non detto. Dash up. The Rip Command Grab Ostrac. Fun fact: se avesse saltato questa Command Grab, Ostrac sarebbe morto perché aveva tutte le barre. Dici? E comunque, inauguriamo la nuova rubrica: morire con tutte le barre. Purtroppo, quello è un fato che ci tocca. Ogni tanto tocca a tutti. Bert, se devi morire con tutte le barre, scimmia. Io ogni tanto Ostrac mi sa tutto, ragazzi. Recap CA, almeno scimmia, così non me ne vado con le barre. Questa perché Bert sì, piuttosto. Sa che è in streaming, quindi vuole provare a giocare in modo. Ma devi scimmiare, proprio il contrario. Vediamo, tiene nell'angolo. Infatti, non ho visto un bene. Gellato finora. No, non ha mai tirato una gellata. No, neanche una. Che sono un meno 2 in 2 gellata. Ma sì, ma sai. The Classic. Bravo, ok, interrompe stavolta. Esatto. Però si allontani da spazio. Bel punish. Ottimo. Attenzione, bel punish. Cosa fa qui? Niente. Droppa la combo. Però vabbè, il drop potrebbe anche essere dovuto alla lag. Ci sta. Dash up. Throw. Ancora. Attiva. Safe. Qui safe ancora. Vediamo qua se. Non punisce. Poteva punire. Niente. Aia. Verte nell'angolo. Adesso c'è la command grab. Pare che sei venuto, hai fatto. È uscito un po'. Vabbè, le command grab magari fanno questo effetto. Ma dopo che mi hanno detto che oggi facevo la voce sexy. C'è il Dolphin Dive. E siamo a 4. Perché Bert era partito molto bene. Molto bene, ma molti round sono partiti benissimo. E poi. Che dopo poi niente, si caga. C'ha paura di vincere. Vabbè, questa lasciamola perdere. Ho usato un po' il meter finalmente. Era lì. Comunque, Bert non si è studiato il matchup. Si vede. Quindi questo paga. Qui ci sta giocando il classico Rashid. Punto. Sì, sta giocando come lo giocherebbe contro. Vediamo se c'è un overhead o qualcosa. Non niente. Lo stan quasi. Ha camminato indietro pensando di uscire dal range, ma. Non è bastato. Tipo, ma lì lui con le lattine potrebbe pulire con Eagle Spike, vero? Sì, ma è un rischio. Ok, non lo faccia. Bravo, bravo. Bene, c'è la chiusura, bravissimo.
Sì, sì, ha voglia Marsh, la può punire mille volte, ma non l'ha mai fatto. Quello è il problema. Ok. Cioè lui il round di primo studio finisce nell'angolo, ma così il round di spazio lo butta di là, bravo. Madonna, ok, backdash mi piace. Poi, cioè, fa sempre sto mix up, no? Che oh, bravo qua con la presa. Lo ributta nell'angolo, quasi vicino allo stun. Ah, peccato, passa sotto. Vediamo Ostrak se ci fa di nuovo lo show. Ecco qui, iniziamo. Prima command. Oh, finalmente. Grazie. Ah, stavolta non ci sta. Un giallo da parte di Bert nel momento giusto, direi. Perché comunque Bert ha perso almeno 3 round. No, io dico sempre punch. Però, un numero consistente di round anche a piena vita perché era all'angolo. Ragazzi, The Dream is Alive. Se continua a mettercisi da solo all'angolo, Bert non vincerà mai. Per fare un mix up che ha fatto tante volte e che Ostrak ormai conosce perché l'ha sempre parato. È inutile che lo fai. Questo è l'autopilot, capito? Cioè, in un set lungo le persone dovrebbero sapersi ad adattare, trovare delle risposte sulla base di azioni. Lo sa, non lo sa, lo faccio, non lo faccio più. Invece Bert sta giocando in autopilot. Ostrak si sta adattando molto di più a questa cosa, sta tirando command grab e gialle perché Bert non sa rispondere. Ok, qua c'è un punish ancora. Sta Bert sembra essere tornato nel mood corretto dopo aver vinto il match di prima, il game di prima. Si è messo di nuovo all'angolo da solo. Ok. Attenzione, attenzione, ok, c'è il punish. Bravo, punish. Ok, meno 5, non c'è la purga. Che bottone ha 5 Rashid? Ha un media 5 Rashid? Controllo. Non lo so, infatti mi domandavo anche io. Ma forse non ci arriva con range. Porca miseria. Sì, eccolo ma qua. Studiare sta cosa. Ostrak non ci sta dopo aver perso quel game. Buona command. Vediamo giusto se per... inizia con le sue read improbabili. Madonna, che cosa non ho ha visto un fa? Medio a 5, ha soltanto Non è vero, va a pesca. E prende un bel pescione arabo. Vediamo qua. Porta nell'angolo, pressione. Ok, lo sweep audace, guadagna la parte. Cos'è? Mette la banana per prendere un po' di spazio, ci sta. Esatto. Ancora a pesca. Ok, 1, 2, 3. Oh. Che Bert non si fa cogliere. Impreparato, bel punish della lattina. Oh, finalmente ha parato qua. Oh. Non so che fosse. Peccato quello, non cancella in quella situazione. Ostrak però pericolosissimo adesso. Non era, non ha meter però. Quindi le command punish potrebbe essere meno un problema. Full meter, vediamo se ne spreca un po'. Lascia up throw. Madonna, questo non tier c'è. Overhead che però non colpisce neanche una persona crouching in questo caso. Però, ci ha camminato. Però dentro. Stava bravo qua Bert prima, ha fatto anti-air perché si è tenuta la distanza dove Ostrak salta fuori. Bravo Bert. No, ma di solito quando lo tiene lui nell'angolo gioca bene. E prima quando finisce nell'angolo va. Sì, ma ci finisce perché no, in realtà è il contrario, ci finisce perché non gioca bene all'angolo e fa sempre quel mix up col Whirlwind X, neutral jump che lo sposta leggermente in avanti. Finisce all'angolo e muore. Sì, finalmente, esatto, quando si ficca da solo nell'angolo. Esatto. Questo, vabbè, questo non si aspettava il reset aereo, ci sta. Certo, cioè quasi sì, qua è stata una cosa fortuna. Bravo, da sfortuna, dire. Sì. Esatto. C'ha tutto il meter ancora una volta. Berta! Command grab ancora una volta. Sì, infatti quello che è, diciamo che le command grab hanno uno strano effetto su Aku oggi. Sì, sono mi eccitano, ragazzi. È vero. Sì, infatti quando le fa birdie che ti dà quelle craniate così sensuali. Medium punch di Rashid è troppo corto per arrivarci. Infatti immaginavo. E qui siamo potenziale ultimo game. Potrebbe essere un 5-2. Potrebbe essere un 5-2 se Bert non trova una, diciamo, una soluzione soprattutto a queste command grab. Cosa sto vedendo? Una marea di tasti. 8 secondi in cui già non ho capito niente. Bravo ad aggredire. Bravo qui. Lo fai subito, le puoi punire le lattine ed è molto giusto. Le devi fare prima. Vedi, invece di fare porca madosca questi backdash into Whirlwind che non sono conclusivi, tieniti leggermente più vicino e puoi reagire le lattine con lo spike che ti piace tanto fare. Una volta che non ci puoi morire, ma è una scelta okay, giusta, falli. Interrompe la V-skill in quella situazione bananetta. Ecco, super safe perché giustamente gli fa il bullon per baitare la reazione e
funziona. Stavolta sbaglia la distanza per fare il Dolphin Dive. Vediamo. Sì, vabbè, ma Marsh, il discorso è che la maledizione di Yusuke è effetto con tutti e due i giocatori vogliono vita. Cosa è successo? Ok, usa giustamente gli X per stare safe. Lo rimette nell'angolo, bravo. Vai, c'è qua Roberto. C'è il round per Bert. Bisogna dire che comunque Bert si sta facendo magari valere, gli manca soltanto alla fine proprio. Perché sì, comunque esatto, ogni match comunque è stato sempre sul 2-1, ecco, di come round. Sì, ma tanto perché quello, cioè, fondamentalmente fa queste cose, una volta entra e sa mantenere bene. Ma Bert, se ci mettesse un pugno di testa, bravissimo qua, ecco. Cioè, fa tutta una serie di errori per il quale perde, cioè... Non per togliere niente a Ostrak, che sta giocando estremamente bene, però ci sono tanti round dove non ha vinto Ostrak, ha perso Bert, e questa è la cosa, è il peccato. Sì, no, perché questi Dolphin Dive, sempre che lui cerca di andare indietro, ma non basta. Beh, nel senso, non ha vinto Ostrak perché in realtà, cioè, Ostrak l'ha ben visto, ha studiato, un ragazzo sveglio, però sta facendo un sacco di errori Bert. Attivazione. Big danno. Bravo qua a saltare. Dolphin Dive, bravo. No, forse. Vabbè. Ostrak comunque pericolosissimo. Abbiamo 0-10 Teach che ha avviato Undernight. C'è il Bullhorn. Match point per Ostrak. Attenzione, ammazza, ragazzi. Siamo già 4. Dai, Bert, ce la puoi fare. Faccio il tifo per te. Attenzione. Un whiff è davanti, pugno forte. The Dream potrebbe essere dead, capiamo, vediamo. Dream. Ismail ci crede. Hai dubito. C'è lo stun. Ma lo resetterà con una command. No, va per il danno. Attenzione. The Dream. Magic Pixel, ragazzi. Vabbè, qua Bertone ha deciso di lasciare. Attenzione al full screen Eagle Spike. Ha deciso di lasciar perdere Bert. Mamma mia. Bert ha tutte le risorse dell'universo. Ma tanto ha la barreria nel cretino, quindi lascialo. Attenzione. Ostrak paziente. Vediamo. Bravo. Se lo prende. No, non lo prende. Non lo prende. Aia. E Ostrak. Mo che hai risolto. Si porta sul 5-2. Comunque, bravo Ostrak. Sì, ha fatto T-Bag, ma in realtà, diciamo, è il T-Bag da... Va bene, ho perso la mandinka e caciara per far ridere la gente. Bel match comunque, perché comunque molti dei... a la ciaggia da allora. Molti game erano comunque equilibrati fino alla fine.